Dopo si toglie. Okay. No, ma l'avevi già alzato tu? No, vai tranquillo, vai. Scusate. Aveva abbassato il volume rubato, per voi, Fabio. Sì, ho visto. Rubato. L'hai rubato? Okay. Prego. Poteva essere il big match della Pilo, è ancora? Ma sicuramente per, come dicevamo poco fa, per fascino, perché sono due squadre con un passato molto importante, è comunque una partita di cartello. È chiaro che noi rispetto a loro in classifica siamo attardati, quindi se facciamo questo discorso da un punto di vista della classifica, è chiaro che non lo è, però se lo facciamo per tante altre cose, insomma è una bella partita, è una partita insomma che è fascinosa, insomma, diciamo così, insomma, Verona e Bari sono due realtà importanti del panorama calcistico italiano. Sei tappe di una grande rincorsa. Sì, certo, sei tappe, non ci saranno solo quelle, perché come dicevamo qualche tempo fa, poi il campionato di Serie B entra nel vivo, secondo me, nel girone di ritorno, ad un certo punto dell'anno, lì bisognerà veramente fare lo strappo poi decisivo per aggiudicarsi le posizioni migliori. Però purtroppo noi siamo attardati in questo momento e quindi non possiamo lasciare nulla al caso. E tutte le partite sono buone per cercare di avvicinarci alle zone buone della classifica. Ma che match sarà? Ma non lo so, è un match molto difficile per noi, perché ora entriamo nel capitolo frasi di circostanza. È un match difficile, perché comunque non una partita avessimo scacchi, giocato non una partita a scacchi, no. Non lo so, questo qui non credo, insomma noi dobbiamo provare a fare quello che dobbiamo fare, rispettando e sapendo che Verona è una squadra costruita per fare un campionato di alta classifica e sta dimostrando di poterlo fare, insomma lo sta facendo, anche se nelle ultime due gare ha avuto un piccolo, io li chiamo piccoli contrattempi, che sono fisiologici nel percorso di una squadra che ogni domenica è destinata a vincere, perché questo campionato dal punto di vista mentale per le squadre che sono obbligate a vincere è molto più stressante che per altre. Quindi credo che il problema del Verona sia stato solo questo, insomma, un piccolo calo di tensione dopo un inizio sfavillante, ma è una squadra forte, è una squadra che, ripeto, se c'hai Pazzini davanti, se c'hai tutti quei giocatori che l'anno scorso hanno fatto parte della squadra di Serie A e che in Serie A, dall'altra cosa, hanno fatto anche buoni campionati, è normale che diventa una partita per noi bella, stimolante, contro un avversario di primissimo livello. C'è con Antuono e il Bari incuriosisce gli avversari adesso che hai cominciato a marciare, ma quanto questo Bari incuriosisce te adesso? Ma io sono curioso, ogni settimana sono curioso, perché poi in realtà poi non è che sto qui da tantissimo tempo, quindi devo ancora scoprire tante cose. È chiaro che le prime due partite sono state, a mio avviso, giuste, fatte bene, fatte con quello che potevamo fare in quel momento. Dobbiamo tenere presente, e io, poi tu mi conosci, non sono uno che cerca alibi, però onestamente al momento siamo anche un po' in emergenza, perché perdiamo giocatori, cioè per me la mia filosofia è stata sempre questa, fuori uno, dentro un altro, non mi crea tanti problemi. Però un conto è poter scegliere su una rosa di 20, 22, 23, 24 persone e avere dei dubbi, che è sempre molto piacevole avere dei dubbi, e un conto avere delle scelte quasi, diciamo, quasi obbligate. Noi nelle ultime settimane, insomma, per esempio a centrocampo siamo un po' contati, perché abbiamo fuori dei giocatori, abbiamo perso anche Martigno, che poteva giocare in quel ruolo. Valiani questa settimana si è riattaccato stamattina al gruppo, perché fino a ieri ha avuto 38-39 di febbre, quindi anche davanti abbiamo qualche piccolo problemino che dovremo valutare bene. Era meglio non averle queste piccole defezioni, però insomma ci organizzeremo per andare a fare una partita tosta e gagliarda, e io chiaramente sono curioso di vedere la squadra, perché fuori casa non l'ho mai vista, sotto la mia gestione, sono curioso di vedere quale sarà l'atteggiamento. Pasquale? Mister, a proposito di atteggiamento, lei pensa che contro una squadra come Verona, peraltro fuori casa, si debba assumere un atteggiamento un pochino più guardingo, oppure rimanere sempre se stesso? Ma noi, a volte, quando andiamo a giudicare le partite, si dice il Bari... Nella fattispecie parliamo di Bari, il Bari si è difeso, ma il Bari quando si difende, perché io credo nessuna squadra si vuole difendere, o parte, perlomeno nella mia filosofia non c'è questo, io vorrei andare a giocarmela sempre la partita, ci mancherebbe, però a volte non riesce, e quindi se non ti riesce devi essere bravo poi a organizzarti per fare un altro tipo di partita, perché la gara insomma presenta vari copioni, varie fasi, credo che nessun campionato, specialmente in quello di Serie B, che è molto equilibrato, una squadra
ammazza l'altra per tutti i 90 minuti, si vive un attimino di momenti, cioè il momento che c'è il pallino in mano tu e devi essere bravo a sfruttarlo, il momento che il pallino rientrerà in mano della squadra avversaria e devi essere bravo a organizzarti per non subire troppo quello che gli avversari propongono. Però ecco, io mi aspetto che il Bari vada a mettere in pratica quelle cose che in queste due settimane abbiamo fatto, specialmente con lo Spezia, bisogna essere onesti, l'abbiamo fatto part-time, diciamo, un tempo, l'altro onestamente non benissimo. Devo dire che col Carpi l'abbiamo fatto molto bene per quasi tutta la gara. E c'è da migliorare però, non basta quello che abbiamo fatto. Proveremo a fare questo anche a Verona, se il Verona ce lo permetterà. Quindi vedremo domani che partita si potrà prospettare. Franco? Sì, un altro che prende il microfono. La grande curiosità di questa partita è la prima trasferta del Bari di Colantuono. Indubbiamente sono importanti le direzioni perché non puoi scegliere quello che magari vorresti tu, ma credo che lo step da superare per questo Bari, in considerazione del fatto che è arrivato un nuovo allenatore, sia il problema di diventare squadra. Sì. Pian piano lo sta diventando, con il Carpi ha dato una bella dimostrazione, questo è un esame determinante per questo tipo di discorso, a prescindere dagli uomini che ci sono, perché noi con il suo predecessore abbiamo fatto le partite con organico al completo e sono andate male. Non è un problema tanto di chi hai a disposizione quanto dell'anima che cresce all'interno della squadra, d'accordo? Sei d'accordo? Sì, ma no, sono d'accordo perché comunque noi la squadra deve, non è che solo gli 11 che giocano o i 13-14 che in questo momento sono chiamati più in causa rispetto ad altri debbono avere un certo tipo di atteggiamento e gli altri magari come se vivessero in un'altra parrocchia. Noi gli stimoli che abbiamo mandato in queste settimane dal punto di vista del lavoro, gli stimoli dal punto di vista anche psicologico, diciamo così tra virgolette, per non usare parole grosse, sennò sembra che il calcio lo facciamo diventare, invece il calcio è una materia molto semplice. Però gli stimoli che abbiamo dato sono sempre stati stimoli volti a privilegiare solo ed esclusivamente la squadra, non il singolo, perché noi non possiamo permetterci di regalare nessun giocatore a livello mentale, tutti sono utili, ecco perché nella partita con lo Spezia mi ero leggermente lamentato perché mi aspettavo magari qualcosa di più da chi è entrato in corsa, perché chi entra in corsa deve fare la differenza perché ha i mezzi per poterlo fare. Noi dobbiamo lavorare da blocco. È chiaro che abbiamo queste piccole defezioni, quelli che ci sono però devono avere la mentalità. Io ho detto alla squadra, noi intanto cominciamo a pensare a fare la gara giusta, a fare una prestazione. Se c'è la prestazione, io il risultato lo accetto sempre molto più volentieri. Io non mi piace perdere, vi dico la verità, però se poi c'è la prestazione uno va a casa più sereno, perché tanto i risultati si ottengono solo ed esclusivamente se c'è prestazione. Alla lunga la prestazione paga sempre. Non credo che senza un filo logico e senza appunto la prestazione si possa arrivare a un obiettivo. Se la squadra è giusta in campo e fa quello che deve fare, poi magari la partita a volte per un episodio ti può anche condannare, lo sapete meglio di me, hai visto tante partite, no? Quindi, però partiamo intanto dalla prestazione e dall'atteggiamento. Giustamente. Quello che fa pensare sono i 9 gol subiti in 2 partite, che avrete sicuramente verificato, visto, visionato, tutto quello. È veramente, adesso a prescindere da quello che si può dire o non si può dire, però è davvero un Verona che in questo momento ha sofferto il classico calo di tensione, perché in genere questi cali di tensione arrivano ma perdi 1-0, 2-1, 2-0, cioè partite sì. Sono proprio... Ci sono lasciati proprio andare tutte e due le volte, cioè proprio sì. Sembra quasi che... Però sembra, guarda, sono state due partite molto... Diverse anche. Sì, diverse ma molto simili per problematiche, nel senso che... Qualche impreso contro l'ultima, tutte e 5 sul calcio piazzato... Oh, hai capito? Hai capito? Quindi è una cosa che il prendere gol sul calcio piazzato denota un momento di... forse di abbassamento di attenzione, no? Esatto, perché poi io l'ho vista la partita, il Verona ha fatto la sua gara, solo ogni volta che c'era sta palla inattiva hanno sofferto in maniera devastante, hanno preso sti gol, però la prestazione secondo me l'ha fatta. Lo stesso discorso può valere
per quello che riguarda la gara con il Novara. Loro stavano facendo la partita, il Novara è andato di ripartenza, il primo gol, tra le altre cose, nettamente un fuorigioco, se vogliamo dirla tutta, e quindi gli è andata un po' storta, hanno dovuto fare una partita a inseguire, si sono alzati molto, il Novara ha dei giocatori davanti molto veloci e molto bravi che ne hanno approfittato, quindi sono state due partite che hanno evidenziato un solo problema, secondo me, non vari problemi. Allora, col Cittadella il discorso palle native, e col Novara è un discorso di voler rimettere a posto tutto e subito, e si sono un po' scoperti, hanno subito il classico contropiede che poi li ha portati a perdere la gara. Però, ripeto, io per esperienza lo so, quando alleni queste squadre qui, mi è capitato quando con l'Atalanta, mi è capitato col Torino in B, devi stare ogni domenica lì sul pezzo, devi vincere, alla fine bruci il doppio di quello che bruciano le altre squadre, e quindi a livello mentale qualcosa può capitare che tu conceda. Io, a mio avviso, sono due incidenti di percorso. Ma io ho già parlato di quello che penso del nostro organico. Intanto sono due storie completamente diverse, perché il Verona ha avuto modo di organizzare il campionato di Serie B già dall'anno scorso, quando ancora stava giocando quello di Serie A, già stavano preparando quello di Serie B, e quello è un grande vantaggio. Il Verona ha avuto delle risorse importanti, essendo una squadra retrocessa che ha il paracadute, quindi ha potuto insomma costruire, queste case non sono dettagli piccoli, Il Bari c'è una storia completamente diversa, è partita rispetto al Verona molto più in là, è stata costruita molto più in là, quando il mercato era già iniziato, e soprattutto magari alcune scelte che poteva fare non le ha potuto fare per questioni di tempo, quindi sono due storie completamente diverse. Diciamo che il Verona è la squadra, a mio avviso, migliore del campionato, il Bari è una buona squadra che può lottare per le posizioni, questo l'ho detto già in conferenze precedenti, che può lottare per posizioni sicuramente diverse, ma deve adesso, in questo momento che è attardata, ricominciare a fare una striscia di prestazioni importanti per poi andarsela a giocare. Poi, una volta che avremo riconquistato consapevolezza, sicurezza e tante altre cose, probabilmente ce la potremo andare a giocare con tutti. È chiaro che al momento la differenza tra il Verona e il Bari, lo dice la classifica, c'è. Sì, sì, io sono sempre per la continuità, perché comunque, salvo rare eccezioni, bisogna dare merito a chi ha giocato la partita e l'ha fatta abbastanza bene. Io reputo i giocatori tutti bravi, questi che compongono la rosa del Bari. Abbiamo una rosa, insomma, di idea omogenea, al di là degli infortuni. Tonucci ha fatto una buona partita, Tonucci gioca sicuramente, anche perché De Cesare si è riattaccato al gruppo ieri soltanto. Quindi questa settimana parzialmente la svolta a parte, e quindi andrà dentro Tonucci, anche se stiamo riflettendo bene sulla formazione, perché abbiamo qualche piccolo problemino che non vi svelerò, perché sennò diamo un vantaggio agli altri. Vagliani stamattina è venuto, però Vagliani, sai, ieri e l'altro ieri ci ha avuto 38-39 di febbre, insomma è un po' debilitato, stamattina ha fatto una corsetta, però lo convoco, certo, viene con noi. Altre domande? Prego, Leonardo. Però, ecco, se dovessero in questo momento offrire una rosa di nuovi di attaccanti, quali scegliere? Non lo so. Un'altra cosa, non so se ritiene che sia il caso di prendere quella coda a Tonucci, perché a me non piace, sinceramente. Sì, la facciamo tagliare, ma attacco io. Ma attacco io, dico. Non lo so, guarda, ora nei problemi prettamente estetici faccio fatica a entrarci, perché ho problemi più grossi, onestamente. Però può essere un'idea, perché magari tappo io qualcosa qui, no? Ora vediamo. Intanto abbiamo fatto togliere il colore a De Luca e già siamo un passo avanti, che a me i colori strani non mi piacciono. Ora vedremo più avanti di poterla accontentare. Ora ci sono priorità un po' più importanti.
Sull'attaccante vediamo, Monachello, quale sarà il decorso post-operatorio, non lo so, sai, dobbiamo fare delle valutazioni, perché noi comunque lì siamo veramente in, siamo un po' corti, perché sta cosa non era prevista purtroppo. È accaduta, Monachello dall'altra cosa è un giocatore valido che ci poteva dare sicuramente un grandissimo aiuto, però non c'è e quindi dovremo vedere come sarà, per forza, e poi tirare le somme e andremo a vedere, insomma. Vai. Quante possibilità di poter vedere anche dal primo minuto comunque che il corso Furlan? Vediamo, chissà, può darsi pure di sì, mica ha detto. Ora vediamo, stiamo facendo delle riflessioni e può essere, questa può essere un'eventualità. Altre domande? Nessun'altra? Sarebbe possibile vedere ancora Brienza nel ruolo di trequartista? Ma... Ivan? Sì. Ma Ivan ancora è... Non no, è... Quando lo rivedremo, qui per Brienza. Ah, Ivan credo forse la prossima settimana potrebbe cominciarsi ad attaccare al gruppo. Brienza non lo so, perché ogni partita c'è una... Noi l'abbiamo fatta sta cosa la scorsa settimana, perché le caratteristiche del Carpi erano abbastanza belle chiare, insomma. I due terzini non spingevano molto, perché erano quasi due difensori centrali, Nostruna e... Come si chiama il terzino sinistro? Non mi ricordo il nome, insomma. Però due giocatori... Bravissimi, Poli, due giocatori poco portati a spingere, più un po' più difensivi, e quindi potevamo permetterci una cosa del genere. Quando giochi col trequartista e con due punte e c'hai la squadra avversaria che c'hai terzini che spingono molto, e nella fattispecie il Verona è una squadra che c'ha terzini che spingono molto, perché da una parte probabilmente giocherà Pisano e dall'altra sopra Yen, il sistema di gioco col trequartista un po' ti penalizza, perché poi rischi di concedere troppa ampiezza e... Non lo so, è una cosa da vedere, però magari in corsa sì, perché no? L'ho detto, noi dobbiamo essere pronti a fare un po' tutto e a sfruttare tutte quelle che le armi che ci si presenteranno, insomma. Però di partenza non credo. Mister, restando tra noi, l'idea di tenerli un po' più indietro questi due terzini? I loro? Li dobbiamo attaccare, eh? Non è che... Il concetto è che noi, il calcio, guarda, a volte... Noi, parlo di noi categoria, la mia categoria la facciamo diventare magari difficile, invece il calcio è molto semplice secondo me. Noi quando non avremo palla è normale che il 4-3-3, da quando è 4-3-3, nella fase offensiva il 4-3-3 prevede dei movimenti, prevede inserimento del centrocampista, come è successo, quando non c'hai palla devi fare due linee, non è che te puoi inventare niente, lo fanno tutti, lo fa anche Barcellona, lo fanno tutti, insomma, i due esterni d'attacco devono dare una mano, devono contenere, non puoi più permetterti oggi nel calcio di fare una fase difensiva senza l'aiuto anche almeno un pochino degli attaccanti, specialmente degli attaccanti esterni. La mano te la debbono dare, se no si fa fatica, perché poi le squadre oggi attaccano in massa, specialmente quelle brave. Per cui dovremmo essere bravi, come dicevo prima, quando il pallino ce l'avranno loro dovremmo essere organizzati, e compatti, cercando di non abbassarci troppo. Se dobbiamo riconquistare il pallino poi dovremmo giocare, dovremmo controbattere, ripartire e fare la fase offensiva. Però la fase di non possesso prevede l'aiuto di tutti, almeno l'aiuto dei giocatori avanzati, almeno l'aiuto. Bene, okay. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Grazie.